Amiche e amici, buongiorno. È un piacere per me oggi essere qui insieme a voi in una veste inedita, ovvero quella di giudice. Ma non sarò l'unica giudice oggi, sono in compagnia del vice capitano del Milan femminile Laura Fusetti. Ciao Laura. Ciao, piacere, buongiorno a tutti. E anche ovviamente di Nicolò, di Chef in Camicia. Ciao Nicolò. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. La prima squadra è composta da Daniele Massaro e da Giulia Simic. La seconda invece è composta da Mr. Maurizio Ganz e da Alessia Piazza. 3, 2, 1, via col tempo. Chiediamo alle nostre squadre che cosa hanno intenzione di preparare con gli ingredienti che hanno trovato sotto la cloche. Beh, adesso stiamo preparando la base di pomodoro con un pochino di aglio e dopo metteremo il nero di seppia. Pasta lunga. Abbiamo scelto un trighetto, che è uno spaghetto triangolare, perché tiene meglio il sugo. Alessia, vengo anche da te, vedo il mister impegnato. Sta tagliando la melanzana, giusto? La pelle. Le bucce delle melanzane da mettere poi sopra per fare il contrasto tra il rosso del pomodoro e il nero della melanzana. Abbiamo preso il quadrotto, abbiamo deciso. Andremo a fare la polpa di pomodoro con il basilico per condire la pasta. Tutto molto mediterraneo e rossonero, lasciamelo dire. Vedo una quantità generosa di burro in padella, però col pomodoro ci sta, non ci sta mai male. Poi cosa facciamo? Tagliamo la pasta? Guarda che abbiamo 17 minuti, io andrei, eh? Ok, perfetto. E poi il nero di seppia l'abbiamo già usato? Alla fine? Me ne vado, vi lascio cucinare, vi vedo messi bene. Ciao! Vi vedo carichi, buon punto. Le melanzane belle fritte. Brava, brava, bella idea. Se vinceremo sarà per merito suo, quindi te lo dico già. Ma come se la stanno cavando le due squadre? Tu che hai l'occhio clinico, ovviamente. Ma allora, mi sembra che i risultati siano, almeno alla vista, assolutamente soddisfacenti. Poi ho visto anche qualche scelta di piatto un po' aggressiva, qualche impiattamento un po' ben curato, per cui secondo me ce la si gioca ad armi pari. 3, 2, 1, stop al tempo, sulle mani. Ragazzi, complimenti a tutti, la sfida è finita. Adesso andremo a giudicare i piatti. Beh, allora, direi che il piatto si presenta molto bene, minimale. C'è questa melanzana fritta che va in altezza. D'aspetto mi piace. C'è un contrasto appunto tra il rosso e il nero. È anche molto milanista, perché c'è rosso e nero ben distinti. Andiamo all'assaggio. Allora, la melanzana in effetti non è proprio croccantissima. È un po' indietro di sale, però il pomodoro è molto saporito. Non sono le melanzane frittissime, diciamo. Sul gusto do un 6 di incoraggiamento, perché ho visto grande impegno. Sull'estetica do 7 e sulla milanesità do 10, perché questo accostamento rosso-nero per me è sempre una questione di cuore. Alla presenza io do 10. Alla milanesità 8. Per quanto riguarda il gusto, devo dare un 6. 10 per la milanesità, 8 per l'estetica e azzarderei a un 6,5 per il gusto. Anni 80 con questi due pomodorini messi così a lato e il ciuffettino di aneto. Non ho ben capito cosa sono questi due pezzettini di spaghetto. Apprezzo i numeri, l'11 di Daniele Massaro in carriera e il 91 di Giulia. Anche qui la milanesità si vede, anche se il pomodoro non è rossissimo. Anche in questo caso col sale si è stati un po' più tirati. Però mi piace il contrasto tra la salsa fresca di pomodoro e lo spaghetto un po' più carico col nero di seppia. Molto buono anche questo, si sente molto il dolce appunto del fondente di pomodoro. Anche a loro un 10 per l'impiattamento. Milanesità devo dare 7, perché manca un pochino di rosso. 6 al gusto. 9 per la milanesità, un 8 per come estetica e anche qua un 6,5 per il gusto.
Al gusto gli do un 7, dai. Gli do anche all'estetica un bel 7. Alla melanosità devo scendere di un voto e andare sul 9. Ottimo lavoro. E ora però è il momento di proclamare il vincitore di questa giornata. È la squadra nera! Il mister con Alessia hanno vinto, sono stati bravi, però bravissimi anche Daniele e Giulia, tanti complimenti a voi. La nostra Laura vi consegnerà il premio, è una meravigliosa collezione di piatti firmata alla Molisana dedicata ai segni zodiacali. Spero vi siate divertiti, a prestissimo. Grazie, ciao.